valanga è stata su quel costone. Su, cercali. Cerca. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Bravo. Cerca. Comitiva di cui non si hanno più notizie, era da queste parti. Cerca, Nicky. Cerca. Su, cerca. Cerca. Deve esserci qualcosa qua sotto. Cerca, 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 Nicky. Ehi, ragazzi, venite qua. Forza, dai, sbrigatevi, potrebbe essere ancora vivo. Attenti con quella pala. Facciamo con le mani adesso. Attento, eh. Liberagli le gambe, dai. Ehi, portate l'acqua, c'è un uomo qui. Poveretto, non c'è più niente da fare. Dai, prendi lo zaino tu. Ragazzi, portatelo giù. Guarda un po' cosa c'era dentro lo zaino del morto. Roba grossa. Questa deve avere un grande valore. Ci vuole una perizia. Ora facciamo il rapporto, poi portiamo tutto al comando di tenenza. Una collana con diversi brillanti. Ma sai quando si dice nessuno? Un posto favoloso. Buongiorno, signor capitano. Salve, ragazzi. Buon lavoro, eh? Sono tornato. No, ti dicevo, adesso quando ti farò vedere le mie opere. Ma questa è la mia rivista di fotografia. Che fai, la compri anche tu adesso? Non ci penso neanche, signor capitano. Io ho i miei canarini a cui badare, soltanto che sono passato davanti all'edicola, l'ho vista esposta e ho pensato di prendergliela. Ah, grazie. Ti regalerò un altro canarino, va bene? No, no, non ce n'è bisogno. Piuttosto, signor capitano, c'è il colonnello che desidera vederla. Subito? Sì. Mi voleva per qualcosa di urgente? Ma penso di sì, è venuto di persona a cercarla. Guarda. Beh, io vado dal colonnello, eh. Avanti. Buongiorno, signor colonnello. Ah, buongiorno, Pumba, come va? Non c'è male. Prego, prego, accomodati. E le fotografie? Bene. Ascolta un po' questo caso. È una segnalazione che è arrivata questa notte. È stato trovato in prossimità del confine svizzero il corpo di un uomo travolto da una valanga. Aveva con sé uno zaino pieno di gioielli. Pare che ci sia sotto un contrabbando di preziosi. Si sa chi è il morto? È una vecchia conoscenza della polizia. Ma i gioielli da lui rubati sono un rebus. Rubati? Sì, rubati. La polizia italiana, agendo in collaborazione con quella svizzera, ha già individuato il proprietario. Si tratta di un banchiere, un certo Atzfort. Svizzero? Sì, svizzero. Il furto l'ha denunciato regolarmente, ma non è il furto che ci interessa. La perizia sui gioielli ha dato un esito sconcertante. Pensa che il pezzo più prezioso, assicurato per un valore di ben 300 milioni, è risultato falso. E gli altri? Gli altri sono tutti pezzi autentici. Complessivamente varranno una cinquantina di milioni. Questi altri però mi sembrano gioielli autentici. Oh, non c'è dubbio, le perle sono vere. Abbiamo fatto la fotografia a raggi infrarossi e il nucleo è perfettamente bianco. Insomma, tranne i collieri il resto è tutto autentico. Assolutamente. E questo banchiere cosa dice? Il collier è assicurato per 300 milioni. All'atto dell'assicurazione
La perizia disposta dalla società assicuratrice ha confermato l'autenticità del gioiello. E il banchiere non si era mai accorto del falso? No. Effettivamente la coppia è perfetta. È un caso piuttosto strano. È per questo che lo affido a te. Il collier di diamanti l'ha comprato a Roma da un certo Nardini, ditta Antonio Nardini, gioielliere. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Il signor Nardini, per favore. Veramente il signor Nardini? Il signor Nardini non è più qui. Sono il maresciallo Di Orio della Guardia di Finanza. Avrei bisogno di chiederle alcune informazioni. Prego, venga. S'accomodi. Così il signor Nardini non c'è più. Era il titolare della ditta, ma adesso ho rilevato tutto io. Mi chiamo Renzo Giamberti. Molto piacere. Da quanto tempo il signor Nardini ha cessato la sua attività? Sono circa 2 mesi. Soffriva di cuore e così ha deciso di cedere tutto a me e di andare a curarsi in Svizzera, in una clinica di Zurigo. La moglie però è qui a Roma. Ho capito. Senta, può dirmi qualcosa su un collier di diamanti che il signor Nardini ha venduto a un banchiere svizzero? Si tratta di una vendita molto importante. 300 milioni, mi pare. I libri della passata gestione Nardini li ha portati con sé. Però posso provare a vedere su questa sua rubrica, l'unica che sia rimasta in ufficio. Come ha detto che si chiama questo banchiere? Sì, abbia pazienza un momento perché è un nome piuttosto complicato. È segnato qua. Dunque si chiama Attesford. Attesford, con l'H? Sì, con l'H davanti. No, no, non c'è nessun cliente che si chiami Attesford. Ha detto un collier da 300 milioni, però un cliente importante, è strano che non ci sia. Eh già, può darmi l'indirizzo della signora Nardini, per favore? Via Antartide. Questo è un biglietto da visita di Nardini. Bene, la ringrazio. Prego. Molto. Arrivederla. Arrivederla. Però questi Nardini mica se la passano male. Buongiorno. Scusate se vi ho fatto attendere. Lei è il capitano Puma? Sì, piacere. Le presento il maresciallo Di Orio, mio collaboratore. Molto lieta. Io stavo per prendere il tè in giardino. Prego. Finalmente una bella giornata. Se c'è una cosa che detesto è il freddo e la pioggia. Così appena vedo un raggio di sole vengo in giardino a godermelo. La capisco. Ecco, questo è il mio angolo preferito. Bene, hanno già servito il tè. Prego, sedete. Grazie. È molto bello qui. Grazie. Posso offrirvi qualcosa? Capitano. No, no, grazie. Non vorremmo darle anche questo fastidio, signora. Come fastidio? Non sarete qui per delle cose gravi, spero. Vorremmo avere qualche informazione da suo marito. Ma ci risulta che in questo momento si trova in Svizzera. Sì, è vero. Mio marito è a Zurigo per curarsi. Soffre di una disfunzione cardiaca. Ora è in cura alla Maison Gaillard. No, grazie, non fumo. È stato anche costretto ad abbandonare i suoi affari. E da quanto tempo? Da circa 2 mesi. Di tanto in tanto io vado a trovarlo. Pensavo anche di trasferirmi a Zurigo. Può dirci qualcosa sugli affari di suo marito? Per esempio, dove tiene i libri contabili della gestione? Mio marito non parla mai d'affari con me. È uno di quegli uomini che il lavoro da una parte e la moglie dall'altra. Io non so nulla. So soltanto che aveva... Grazie. Una vasta clientela, però più straniera. Purtroppo, signora, devo informarla che un collier del valore di 300 milioni, venduto da suo marito al banchiere svizzero Hatzford, è risultato falso. Falso? Di questo sono molto sorpresa. Mio marito è un uomo scrupolosissimo. Sono certa che si tratterà di una copia fatta fare dal cliente. No, l'ho accertato personalmente. Il banchiere Attesford nega di aver fatto alcuna copia. Lei sa quanto tempo dovrà rimanere in Svizzera suo marito? Difficile dirlo. Ma io credo che ci dovrà restare piuttosto a lungo. Bene. Grazie molte, signora. Prego. Per ora non c'è altro. Se fosse necessario, mi permetterò di disturbarla ancora. Non faccia complimenti. Mi spiace. Avrei voluto essere di maggior aiuto. Buongiorno. Signorina, per favore, vorrei parlare con Zurigo. Urgente. Sì, urgente. Maison Gaillard,
13495. Quindi è meglio che io acquisti prima i mobili antichi? Sì, senz'altro. Le consiglio di recarsi dall'antiquario qui vicino, vede, laggiù. Il tavolo e le sedie moderne staranno benissimo con dei pezzi del Settecento. È un accostamento che va molto. Questo che le ho detto è un negozio di assoluta fiducia. Se vuole può anche andare a nome mio. Buongiorno. Buongiorno. Allora l'aspetto, d'accordo? Grazie infinite. Arrivederla. Buongiorno. 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 In che posso servirla? Guardia di finanza, la prego di seguirmi immediatamente. Vado a mettermi un soprabito. Si accomodi un momento. Prego, da questa parte. Nel frattempo, se mi permette, io effettuerò un accurato sopralluogo dei suoi beni mobili. Ho effettuato, eh? Eccomi, signor finanziere. Oh, mi arresti pure. Per questa volta la finanza chiuderà un occhio. Anche la tendina. Già. Saltuti, che ci fai tu qua nell'ufficio del capitano? Cercavo il signor capitano, ma non c'è. Ah, non c'è, eh? Ce l'hai messo per capirlo. Buongiorno. Ben alzato, signor capitano. Grazie, grazie. Lo so che è tardi. Dai, fammi vedere. Ecco, ho scritto tutto qua. Ci sono novità, signor capitano. Bene. Brigadiere Farini, faccia mettere la mia macchina in garage che l'ho lasciata in mezzo alla strada. Avanti, avanti, parla. Dopo una telefonata in Svizzera... Ma qui l'avete chiesto l'autorizzazione al magistrato? Ci arriva da un momento all'altro, signor capitano. È possibile che le penne non scrivano mai? Datemi una penna, un affare che scriva. Sì, la mia. Prego. Oh, grazie. Dai, parla, Saltuti. E quel Nardini, Filippo Nardini, non è più in Svizzera. Dopo una telefonata da Roma, ha lasciato la Maison Gaillard, sa, la clinica di Zurigo dove era ricoverato, ed è partito. E dov'era diretto? A Roma. Ha provveduto la direzione stessa a prenotare il biglietto per l'aereo. Ha lasciato la clinica in tassì. La Maison Gaillard non ha potuto dirmi altro. Non avete controllato la compagnia aerea? Già fatto. Il Nardini non è mai arrivato a Roma. È sceso a Milano e non è più ripartito per Roma. Allora, ricapitolando, Nardini è partito da Zurigo per andare a Roma, è sceso a Milano... E non è più ripartito. Vabbè. Signor capitano, la penna. Ah, ecco. Grazie. Vai pure, Saltuti. Comandi. Tieni. Sì, lo porto al protocollo. Va bene. Farini. Centro operativo Milano. Centro operativo Milano da RS 57. Da RS 57, passo. Siamo in ascolto, passo. Ci troviamo al chilometro 15, carreggiata sud. C'è qui una macchina parcheggiata con dentro un cadavere. Dai documenti risulta Nardini Filippo. Nardini Filippo, abitante Roma, via Antartide. Via Antartide, passo. Ricevuto, restate sul posto. Maresciallo, la macchina è stata presa a noleggio e c'è un biglietto d'aereo con partenza da Zurigo destinazione Roma. Evidentemente ci ha ripensato. Signora, mi spiace molto di doverla disturbare in un momento simile. Prego, si accomodi. Sono venuto perché devo rivolgerle alcune domande. Ha telefonato lei a suo marito? Sì, dopo la vostra visita. Perché? Ma come perché? Ricevo una visita dalla Guardia di Finanza. Mi si parla di un collier falso e lei mi chiede perché ho telefonato a mio marito. Era logico che lo informassi, no? E che cosa gli ha detto, signora?
tutto quello che lei sa già. E lui? E lui era molto preoccupato, però mi ha detto di stare tranquilla e che in serata sarebbe stato a Roma. Invece... Le ha parlato dei libri contabili? Certo, naturale che gliel'ho accennato. Mi ha detto che i libri sono a Roma e che li avrebbe messi a vostra disposizione. E non le ha detto altro? No, almeno mi pare di no. Però ha tenuto a confermare che si è sempre occupato di gioielli autentici. Renzo Giamberti, l'uomo che ha rilevato il commercio di suo marito, è molto che lo conosce? No, e nemmeno mio marito credo che lo conoscesse molto bene. Gli era stato presentato da un suo collega in affari di Parigi. Questo Giamberti, devo averlo visto 2 o 3 volte quando trattava con mio marito la cessione dell'azienda. Bene, io la lascio, signora. Vedo che non ha molto da dirmi. Purtroppo. Non puoi immaginare quanto darei per saperne di più. L'accompagno. Bene, bene. Grazie per l'informazione. No, il capitano sta ancora dentro. Ah, ecco, sta arrivando adesso. Tenetevi in contatto in caso ci fossero delle novità. Capitano! Capitano! Capitano, ma che fa? Sbaglia macchina. Ah, ero sopra pensiero. Senti, la donna non sa niente. Sembra sincera. Una nostra pattuglia è andata a trovare Giamberti, ma l'azienda era chiusa. Giamberti è partito. Ha lasciato detto al portiere di mettergli da parte la posta e di dire che l'ufficio resterà chiuso 1 settimana in quanto ha degli impegni all'estero. Insomma, Giamberti ha preso il volo, anche lui. Ma andiamo, vai. Senti, volevo chiederti una cosa. Il portiere di Giamberti ha le chiavi dell'ufficio? Sì, è lui che si occupa delle pulizie. Allora andiamo a dare un'occhiata. Tanto l'autorizzazione della Procura della Repubblica ce l'abbiamo già. Ma noi due basteremo? Beh, io penso proprio di sì. La valigia l'hai con te? Sì, è sempre in macchina. Prego, accomodatevi. Posso restare? Sì, sì, prego. Anzi, è meglio. Questa è l'agenda di Giamberti. Devo assentarmi un momento. Prego, prego, vada pure. Guardi, da quest'altra agenda qui mancano dei fogli. Sono stati strappati. Tentiamo con reagente. Sì, prova con numero 3. Lo facciamo adesso, capitano. Va bene. Se hanno scritto su un foglio strappato, su quello sotto dovrebbe esserci rimasta l'impronta della penna. Speriamo. Prova anche sull'altra facciata. È venuto fuori qualcosa. Marchesa di Rochato, 7 giugno. Va bene, portiamola via. Il resto lo faranno i tecnici. Cancello, altrimenti il reagente si mangia la carta.
Ma il portiere non è più tornato, a quanto pare. Lo avviseremo quando usciamo. Possiamo anche andare. Sì, ecco. Vuole pensare che io possa aver acquistato il collier da 300 milioni che ho donato a mia moglie per poi rivenderlo a un mese di distanza alla stessa persona che me lo aveva venduto? Eppure vede, signor Hetsford, dai libri contabili tenuti dal signor Nardini risulta che il suo collier è stato riacquistato il 20 novembre. Se avesse rivenduto il gioiello, dovrebbe risultare il pagamento effettuato a mio favore dal signor Nardini. Non ho mai rivenduto il collier, lo hanno rubato. Una faccenda piuttosto strana. Va bene, se ci saranno novità la terremo informata. Venduto il 20 novembre, ha detto. Il 20 novembre, esatto. Ah, ora ricordo. Il 20 novembre è il mio compleanno. Quel giorno ricevetti la visita di un incaricato dell'assicurazione che venne appunto a controllare il collier e lo trovò perfetto. Questo che mi dice è ancora più strano. Ancora più strano perché non mi risulta che le compagnie di assicurazione controllino periodicamente i gioielli assicurati. Ma eppure... Ma, capitano... Cosa ci trova lì di tanto interessante, oltre al fatto che il collier è stato riacquistato dal banchiere? Dai un'occhiata qua. Collier di diamanti, valore 300 milioni. Venduto il 6 maggio alla Marchesa di Rochefort, Parigi. Riacquistato il 7 giugno, operazione di conto BR. Ma questo lo sapevamo già, no? Aspetta. Qua. Collier standard, 300 milioni, venduto il 3 febbraio a Kurt Hamler, Berlino. Riacquistato il 16 marzo, operazione di conto BR. Forse e qui continua. Adesso. Acquirente di Milano, stesso procedimento. Acquirente di Berna, di Madrid, sempre la stessa solfa. E in fondo c'è sempre la stessa sigla, operazione di conto BR. Una sigla che potrebbe dire molte cose. Forse è la chiave di tutto. Qui ce n'è per tutti i gusti, contrabbando o gioielli falsi. Dobbiamo rintracciare gli acquirenti e vedere se alla data di riacquisto c'è stata la visita di un agente dell'assicurazione. Bene, sarà fatto, signor capitano. Ah, un'altra cosa. Se la visita dell'agente dell'assicurazione c'è stata, dobbiamo cercare di avere una precisa descrizione dei suoi connotati. Molto bene. Sì, pronto. Prima che partisse? Sì, certo.
elementi necessari a convincerla a Cortina. Se i nomi non fossero diversi, questi rapporti sembrerebbero tirati al ciclostile. Già. Perché i Collier sono tutti falsi, ad eccezione di due. E guarda caso, i proprietari di questi unici due pezzi autentici non hanno mai ricevuto visite dall'assicurazione. Poi, signor capitano, per quanto riguarda quelli falsi, la storia è sempre la stessa. Un agente delle assicurazioni si presenta per il controllo e la data della visita coincide con quella che è segnata sull'agenda come data del riacquisto. Io a questo punto, se siamo pronti, vedrei l'identikit. L'identikit dell'agente che è andato dalla Marchesa di Rochefort. Eccolo. Ma quello somiglia a quell'attore. E infatti, il Corriere della Marchesa naturalmente è risultato una perfetta imitazione, come negli altri casi. Ecco il ritratto che ci ha dato il compratore di Milano. Mi sembra che abbiano molti tratti in comune. Torniamo al primo. Torna indietro. Che cosa ha detto il disegnatore? Beh, lui era abbastanza sicuro. Ma aspetti di vedere gli altri identikit. La linea delle mascelle e il taglio degli occhi, sì, sono inconfondibili. Sì, la linea delle mascelle. Bene, ormai mi sembra chiaro che era sempre la stessa persona. Puoi accendere. E ha visto a chi somiglia? Signor Giamberti? Sì. Io sono il capitano Puma della Guardia di Finanza. Signor Giamberti, lei è indiziato di reato. L'avverto che dovrò rivolgerle qualche domanda. Lei però può nominare un difensore di sua fiducia e può rifiutarsi di rispondere alle domande che le rivolgerò. Io ho la coscienza tranquilla, non ho bisogno di nessun avvocato. In ogni caso, nomino mio difensore l'avvocato Di Giovanni. Il numero è 586426. Pronto? È l'avvocato Di Giovanni? Buongiorno, sono il maresciallo Di Iorio della Guardia di Finanza. Vorremmo sapere se lei conosce il signor Giamberti. Sì, perché l'ha nominata suo difensore. È indiziato di reato e dobbiamo interrogarlo. L'avvocato dice che non può intervenire. Prenderà visione dell'atto quando lo avremo depositato alla magistratura. Molto bene, avvocato, scusi il disturbo. Io non so proprio che volete da me. Cosa significa tutto questo? Stia calmo. Vedrà che comprenderà. Per il momento ci parli di un'agenda con dei fogli strappati che abbiamo trovato nel suo ufficio. Non capisco. Un'agenda con dei fogli strappati. Non ho niente del genere in ufficio. E questa, secondo lei, che cos'è? Avete detto che l'avete trovata nel mio ufficio? Sì, nel cassetto della scrivania. Può darsi che sia di Nardini, che l'abbia dimenticata, ma vi assicuro che io non l'ho mai vista. Va bene, dell'agenda non sa nulla. Allora ci parli della sua attività di agente delle compagnie di assicurazione. Faccia attenzione, il maresciallo ha parlato di compagnie, non di compagnia. Agente, io. Dia un'occhiata qui e si faccia tornare la memoria. Senta, Giamberti, c'è di mezzo anche un delitto. Un delitto. E io che c'entro? Chi è stato ucciso? Filippo Nardini. Nardini. Ucciso. Ma non potete incolparmi di un delitto. Lei faceva il prestigiatore, no? Sapete anche questo. Fu proprio alla fine dello spettacolo all'Odeon di Berna che Nardini mi avvicinò. Secondo lei, dunque, il lavoro che mi propone è molto vantaggioso e senza rischi.
Se ho ben compreso, io dovrei farmi passare per un agente d'assicurazioni. Andare a trovare delle persone con la scusa di controllare i gioielli assicurati e sostituirli, grazie alla mia abilità, con delle copie perfette fornite da lei. Lei mi offre 5 milioni per ogni operazione e giustifica l'esiguità della cifra con la quasi inesistenza di rischio. È vero che difficilmente i possessori dei gioielli possono pensare a una sostituzione, ma in questa cosa può sempre giocare l'imprevisto. Credo che una cifra giusta potrebbe essere 15 milioni. 10. Lei divide il male a metà. E sta bene, vada per 10. E l'imprevisto si è presentato sotto le spoglie di un ladro che è andato a morire tra le montagne travolto da una valanga. Una vera iella. C'era una probabilità su 1000. Perché ha preso il posto di Nardini qui a Roma? Nardini s'ammalò di cuore. Era troppo pericoloso farlo sostituire da un estraneo. Lui non agiva da solo, era collegato a un'organizzazione internazionale. A chi faceva capo? Non lo so, non mi è mai interessato di saperlo. Ero pagato bene per quello che dovevo fare. Perché è fuggito? Fuggito. Mi sono recato a Parigi seguendo le istruzioni di Nardini. E di quali istruzioni si trattava? Mi telefonò dalla clinica di Zurigo. Mi disse di recarmi a Parigi ed attendere istruzioni all'hotel de Jena. Ieri sera per telefono mi hanno comunicato di rientrare a Roma. Chi? Nardini è morto da parecchio. Ma non lo so. Lui non mi parlava mai direttamente per telefono. Io non conoscevo i miei interlocutori. Mi sembra che ci siano troppe cose strane e contraddittorie. La signora Nardini, questa faccenda, che parte ha? Nessuna che io sappia. Per ora basta. Si accomodi nell'ufficio qui vicino. Noi intanto avvertiremo l'autorità giudiziaria. Comandi? Accompagna il signore. Prego. Io non ci capisco più nulla. Chiama al telefono la signora Nardini. No, la signora Nardini non c'è. Mi ha avvertito poco fa Saltutti che è partita per Cortina. Anche gli affari possono avere a volte dei risvolti piacevoli. Ma naturalmente. Ciao. Capitano, buongiorno. Come va? Non verrai mica per servizio? Purtroppo sì. Abbiamo notizie su Nardini. Ah. Va di un po', sei venuto a piedi? No, ho lasciato la macchina qui sotto. Ah, bravo, in seconda fila, anche tu. No, io ho trovato un posto bellissimo subito. Accidenti, come hai fatto? Io tutti i giorni ci metto un'ora, è una bella fortuna. Vieni, intanto ti faccio vedere le mie novità. A proposito, è arrivata in ufficio una cartolina per lei dalla Svezia. Sarà di Silvia, che al solito si è scordata il mio nuovo indirizzo. Non si sarà scordato lei di darglielo. Chissà, non mi meraviglierei mica. Beh, cosa dicevi di Nardini? È risultato che era socio al 50% di una società parigina di nome Bijouterie Réunie, il cui amministratore è un altro socio, un certo Georges Chabron. Aspetta un momento, cosa hai detto? Bijouterie Réunie? Esatto. BR, sì. È la sigla dei libri di Nardini. Ah. Hey.
Mi ha molto turbato la morte di Filippo. Questo Georges Chabron è stato interrogato? Purtroppo no, perché attualmente non si trova a Parigi, bensì nella sua villa a Cortina. A quanto pare a Cortina c'è congresso, eh? Eh già. Secondo me Giamberti non l'ha raccontata giusta. Ho la vaga sensazione che sarà meglio interrogarlo ancora un po'. Eh sì, lo credo anch'io. Alla clinica abbiamo controllato tutte le telefonate dirette a Roma ed è risultato che Nardini non ha mai telefonato a Giamberti dalla Maison Gaillard. Allora ha mentito, insomma. Ah, senza dubbio, anche perché, se le interessa, sull'agenda che abbiamo trovato nell'ufficio di Giamberti sono state rilevate le sue impronte digitali. Senti, cosa ne diresti di andare a fare una visitina a Cortina, sulle Dolomiti? Perché no? Ci avevo fatto un pensierino anch'io. Allora, accompagnami dal colonnello. Mi spiace per la tua macchina, ma dovrai spostarla. Pazienza. Siamo arrivati tardi. I due sono andati alla baita alta, così almeno dice la cameriera. Dov'è questa baita alta? Vi porto io, a circa 3 chilometri. Pattuglia Beta. Pattuglia Beta da Pattuglia Alfa, mi sentite? Pronto? Pronto, mi sentite? Dirigersi alla baita alta. Capito, alla baita alta. Sì, baita alta. Noi vi raggiungiamo subito. Pattuglia Alfa da Pattuglia Beta. Ricevuto. Eseguiamo. Passo e resto in ascolto. Si accomodi, prego. Grazie. Mi dispiace, troverà un po' freddo, ma è tanto tempo che non viene nessuno qui. Carino quassù. Le piace? Molto. Ecco, adesso accendo subito il fuoco. E si segga ora, prego. Grazie. Ecco qua. Ci vuole un bel fuoco. Adesso ci facciamo un buon vin brûlé. Che ne dici? È un'ottima idea. Permesso. Prego. Ecco qua. Questo dovrebbe andare a meraviglia. Un momento solo, eh? Ecco qua. Seguiamo a piedi. Forza, Diorio. Forza, ragazzi. Il binocolo. Uno di voi resti alla macchina e gli altri vengono con noi. Franchi per uno. Esenti da tasse e ritenute. Non è una somma da trascurare. Se non sbaglio fanno circa 700 milioni di lire. Vuol togliersi la giacca? Sì, comincia, grazie. Comincia a far caldo qui dentro. Allora lei che cosa mi consiglierebbe? Gliel'ho già chiesto a Fiumicino. Oh, molte cose. Per esempio, si potrebbe rimanere insieme. Ma Filippo non le ha mai parlato del nostro lavoro? No, e non mi intendo assolutamente di affari. Sarei un pessimo socio. Si può vedere un'altra soluzione, allora. Potrei rilevare io la sua quota. O io la sua? Pattuglia Beta da Pattuglia Alfa, siamo in vista della baita. Passo e chiudo.
Ma si rende conto di quello che dice? Le garantisco che non sto scherzando. Le ripeto che sono pronta a rilevare le sue quote. Mi sembra che lei si stia contraddicendo. Lei si è sempre disinteressata degli affari di suo marito. Non ci si improvvisa commercianti di gioielli, specie a livello internazionale. Allora, secondo lei, l'unica cosa sensata è che io le ceda le mie quote. Oppure rimanere insieme. Con gli stessi accordi che lei aveva con mio marito? Appunto. Andiamo, andiamo! No, io sono molto superstiziosa e la fine di mio marito non mi incoraggia. Beh, non è la stessa cosa. Non le ha mai detto nessuno che lei è una donna molto, ma molto attraente. E lei è un amico di mio marito. Signora Nardini, non giochi a fare la vedova inconsolabile. Parliamoci chiaro, io non ho nessuna intenzione di cederle le mie quote. Ma lei non è in condizione di rifiutarsi. Può darsi che sia così. Soprattutto se hai intenzione di ricattarmi. Ma... E adesso dove vai? Bene. Così va meglio. E allora? Quando telefonai a mio marito a Zurigo per informarlo del collier falso, mi disse che sarebbe giunto a Roma in serata. Poi mi richiamò e mi disse di non andarlo più a prendere all'aeroporto perché doveva fermarsi a Milano per chiarire alcune cose con lei. Gli altri lo sa? Nessuno, per ora. Ammesso che lo abbia incontrato a Milano, che cosa significa? Che lei è un assassino. Filippo era all'oscuro di tutto. Quando gli dissi del traffico dei collier falsi, era deciso a denunciarla. Questa faccenda è molto interessante. Sì, molto interessante. Peccato. Peccato. Dovrò fare in modo che tu non possa andare a raccontarlo a nessuno. Troppo tardi. Pattuglia Beta da Pattuglia Alfa. Una persona è fuggita dalla Baita Alta. Inseguitela. Pattuglia Alfa da Pattuglia Beta. Ricevuto. Siamo all'altezza della Baita. Lo vediamo. Passo e chiudo. Non c'è più niente da fare, signor capitano. A questo punto mi pare che sia tutto chiaro. We'll be right back.
Il fatto è che Giamberti accusò Nardini solo perché era morto. E se ha coperto il vero mandante, è stato perché la sua intenzione era di ricattarlo in seguito. Per questo ha detto che era Nardini la persona che andò in teatro da lui a Berna. E sta bene, vada per 10. Invece era il solo Chabron a dare gli ordini a Giamberti. Il povero Nardini era del tutto innocente. Si rende conto della gravità della sua situazione? Sì. Perché lo ha fatto, signora Nardini? Ormai Chabron non aveva più scampo. Sì, lo so. Ma sono stata costretta a farlo. Prendendo la giacca, mi accorsi che nell'interno c'era una pistola. Per errore avevo preso la giacca di Chabron. Non ho avuto più dubbi sulle sue intenzioni. Dovrò fare in modo che tu non possa andare a raccontarlo a nessuno. Non avevo altra scelta. Pace da quasi un anno cerca invano nella nostra grande casa il solito richiamo. Caffè amaro la mattina, le cose al loro posto, tutto come prima, ma la memoria non ritorna, la memoria di quei giorni della nostra. Degli amici a trovarsi tra la gente, una festa, una vacanza, e a me non importa niente. Speranza di dormire, stanchezza e indifferenza, coraggio sorridere a questa esistenza, ma la memoria non ritorna, la memoria di quei giorni della nostra storia. Il filo che unisce la ragione alla follia si è rotto all'improvviso nella mente mia. We'll be right back.
Adesso lasciami lavorare. Tu divertiti quanto puoi, io sono qui per servizio. Sì, ma che servizio? Fotografico. Thank you.
ora, signore e signori, ecco a voi la grande attrazione del nostro circo, la ragazza degli elefanti. Questo è un bel soggetto. Guarda un po' come si chiama. Si chiama Catherine Windsor. Comandi, signor colonnello. Buongiorno, saluti. Ha chiesto del capitano Puma? Sì. È in missione a Civitavecchia, come lei aveva ordinato. Ah, mi ero dimenticato la faccenda del motoscafo fantasma. Prego. Ah, sì, grazie. Farai bene a metterti quel giubbotto di navigazione. Ecco, sono a posto. Vogliamo andare in plancia? Signor capitano, siamo pronti. Volare gli ormeggi. In moto i motori. Lince 1 sta decollando. Ieri hanno fermato vicino a Chiasso un camion carico di sigarette. L'autista è riuscito a fuggire e ha sparato anche alcuni colpi di arma da fuoco, per fortuna a vuoto. È strano che dei contrabbandieri di sigarette usino le armi. Deve trattarsi di un'organizzazione in campo internazionale. Da noi questi sistemi non si usano. C'è altro? Sì, le casse trovate su quel camion avevano ancora l'imballaggio impermeabile come se fossero state trasportate via mare, forse dal solito motoscafo. In una settimana è già due volte che la fa franca. Tu vai alla capitaneria di Civitavecchia e fai una lista di tutti i motoscafi veloci scritti a quel registro e dalla al capitano Puma. Sì, signore. Grazie a tutti, puoi andare. Comandi, signor colonnello. Sei portato sul punto indicato? Lince 1 a Capriolo. Solo sul punto indicato. Niente da segnalare per il momento. Speriamo di beccarli. Sono così veloci che ci sono già sfuggiti due volte. Lince 1 a Capriolo. Avvistato motoscafo veloce. Scendo a controllare. Il motoscafo avvistato ha un carico sospetto a poppa. Ha aumentato l'andatura e ha cambiato rotta. Capriolo a Lince 1, dacci la posizione dell'amico. Lince 1 a Capriolo, 2 miglia sulla vostra sinistra. Ha cambiato nuovamente rotta, dirige verso il largo. Avvistato al radar, è di prora a 1,7 miglia. Guarda, laggiù c'è l'elicottero. Vedi, ci sono degli sbruffi bianchi. Capriolo a vedette 10 e 11. Dirigere avanti tutto per rotta 270. Vedetta 10 a Capriolo, ricevuto. Qui vedetta 11, ricevuto.
capriolo. Ho segnalato più volte l'alfa. Non ha nessuna intenzione di fermare. È a 1,5 miglio dal limite delle acque territoriali. Vedetta 11 a capriolo. Forse non faremo in tempo a raggiungerlo. Capriolo a lince 1. Cerca di farlo rallentare se ti è possibile. Lince 1 a capriolo. Continua verso il largo. Lo sto costringendo a cambiare rotta continuamente. Fate presto. Non vi muovete! Guarda se hanno armi. Rossi, mettiti al comando del motoscafo e avviati verso il capriolo. Vedetta 11 a capriolo. Motoscafo catturato. Fermate 3 persone. Perquisizione personale negativa. Hanno casse di sigarette a bordo. Vedette 10 e 11. Fate accostare il motoscafo che li prendiamo a bordo. Forza, muoversi, muoversi. Allora, Puma, penso che abbiano qualcosa di interessante da raccontarci. Credo proprio di sì. Tu senti quello lì e io mi occupo di questo. Dove dovevate portarle le sigarette? Da quale nave avete prelevato il carico? Io non so niente, capitano, era notte. È sempre notte, vero? Io non ho visto niente. Ho capito, almeno dici di che tipo era la nave da cui avete caricato. Da questo momento siete in arresto, andate sotto coperta e non fate sciocchezze. Martelli, ricordati di mettergli le manette e di tenerli separati, se no chissà che storia ci ricavano sopra. Avverti le vedette,
Ritorniamo a terra. Cime a terra. Attenzione. Portate a terra il carico. Lei, brigadiere, faccia l'inventario. Faccia una cosa accurata, per cortesia, specificando cassa per cassa, eh? Comandi. Formate una catena e scaricate le casse. Una cassa intera. Una cassa intera. Cassa deteriorata dall'acqua. Caro Saltutti, per una volta che avevi fatto un elenco come si deve, è stato inutile perché il motoscafo l'abbiamo già preso. Sono sempre sfortunato, signor capitano. Però vedo che la sfortuna non ti fa passare l'appetito, eh? È talmente buona. Ma io l'ho già vista. Beato lei, signor capitano. Io sono talmente sfortunato che neanche per la strada riesco a vederne di così carine. Ma io non l'ho mica vista per la strada. Se penso ai nostri colleghi del ramo mare che devono fare quella vita anche d'inverno. Signor capitano. Dimmi. Scusi se mi permetto, ma se invece di continuare a fissare la pruna guardasse in fondo a destra, vedrebbe un tipo piuttosto interessante. Quello là con gli occhiali neri? Sì, proprio quello. Lo conosci? No, ma l'ho visto stamattina al porto. Sembrava molto interessato a seguire le nostre operazioni. Ma cosa vuoi, di curiosi ce ne sono sempre tanti. Non so, forse mi sbaglio, signor capitano, ma sa, quelle strane sensazioni che vengono certe volte. Ma sai, di curiosi ce ne sono sempre tanti. Eh sì, questo me l'ha già detto, signor capitano. Ma vede, quello era un curioso piuttosto curioso. Oh. Prego, signorina. Grazie. Carina, signor capitano? Ha visto che sorriso le ha fatto? Ecco chi è. È la ragazza degli elefanti. La ragazza degli elefanti? Sì, l'ho vista al circo, ora mi ricordo. Io mi segno il numero di tavole. Non si sa mai. È per questa notte al punto 7. Vi avverto che questa volta non ammetterò ritardi. 3 segnali a luce bianca, 2 segnali a luce rossa.
Fate attenzione alla finanza, che in questi ultimi tempi è molto più attiva del solito. Ieri hanno preso un altro dei nostri motoscafi. È la seconda volta in 4 settimane. Per ora non ho ancora la certezza, ma sospetto che tra voi ci sia un loro informatore. Dopo questo viaggio sospenderemo per qualche tempo il lavoro via mare. State tranquilli per gli uomini dell'equipaggio arrestato, sono persone fidate, non parleranno. Avrebbero tutto da perdere e niente da guadagnare. Tenete gli occhi bene aperti e ricordate che se ci saranno altre brutte sorprese, prenderò provvedimenti, a modo mio. Voi capite cosa intendo dire. Riceverete presto altre istruzioni. Distruggete questo nastro dopo averlo ascoltato. Diorio? Sì, ora ne parlerò coi ragazzi. No, no, non si preoccupi, signor colonnello. Siamo forse a buon punto. Va bene, ci penserò io, senz'altro. D'accordo, signor colonnello. Comandi, arrivederla. Comandi, signor capitano. Allora, ragazzi, sedetevi e vediamo di fare un po' il punto della situazione, eh? Quelli del motoscafo non sanno niente. Comunque non parlano, quindi è inutile aspettarsi un aiuto da loro. C'è un fatto. I carichi di sigarette sequestrati ultimamente sul litorale tra Latina e Civitavecchia, secondo me fanno capo tutti quanti alla stessa organizzazione. Sì, questo l'avevo pensato anch'io. Ormai il contrabbando spicciolo non esiste più, ci sono solo grosse organizzazioni, ognuna ha la sua zona di influenza. Già, stringendo, l'unica cosa sicura è che devono avere la loro base a Civitavecchia. Oh, a proposito di Civitavecchia, grazie alla targa della macchina abbiamo identificato quella ragazza. Si chiama Ofelia Rivelli e fa l'hostess di volo. Oh, che strano. Eppure io ero convinto che lavorasse in un circo. E lui chi è? Lui si chiama Franchi, Lamberto Franchi. È un industriale. Ha un mobilificio nella zona di Pomezia. Ma allora, gli elefanti, scusate, me li sono proprio sognati. Forse la ragazza. Signor capitano, se crede, io potrei andare a trovare quella ragazza all'aeroporto. E perché dovresti andare? Tu credi che ci sia da cavarne qualcosa? Sì, secondo me ha un tenore di vita troppo elevato. Forse non è una cattiva idea, però ci vado io. Caffè freddi, per favore. Bene, e allora cosa voleva sapere? Voglio soltanto domandarle, signorina, come mai ha abbandonato i suoi elefanti. I miei elefanti? Ma io non ho nessun elefante, è uno scherzo. No, sono sicuro di averla vista il 12 del mese scorso in mezzo a degli elefanti con una frusta in mano. Guardi che non ero io. Prego, signora. Non era lei neanche una settimana fa in un ristorante di Civitavecchia? A Civitavecchia, sì, ci sono stata con un amico. Ma per il 12 aprile si sbaglia completamente. Come lei può controllare, presso gli uffici della compagnia ero a Beirut. A proposito, capitano? Puma, Saverio Puma. Bene, capitano, adesso mi dispiace ma devo andare al controllo dogana. Arrivederla. Arrivederci. Pronto, sei tu? Senti, dovresti avvertire subito il capo. C'è un capitano della finanza qui all'aeroporto di Fiumicino che ha fermato Ofelia. Le sta facendo un sacco di domande.
Va bene, terrò gli occhi aperti. Ma non so, dipende. Ciao. L'appuntamento del giorno 17 è stato spostato al giorno 18. L'ora non è cambiata. Il carico verrà smistato al deposito di Borgo Piave. Fate in modo che sia lì entro il 19 mattina. Non ammetto ritardi. Entro il 19 mattina. È permesso, signor capitano? Sì, entra. Mi scusi, tra la posta è giunta anche questa lettera per lei. Mi sembra personale. Puoi andare? Sì, vado. Comandi, signor capitano. Saltutti. Sì, comandi. È la hostess. Chiama subito una macchina. Sì, signore. Indietro, signori, per favore, allontanarsi. Non c'è niente da vedere. Fate là. Qual è, commissario? Ecco, è lui. Buongiorno. Per caso si tratta di Ofelia Rivelli? Sì. Lei chi è? Sono il capitano Puma della Guardia di Finanza. Ho appena ricevuto questa lettera dalla Rivelli. Pare che fosse coinvolta in una storia di contrabbando, si sentiva in pericolo. Infatti l'hanno strangolata. Io la conoscevo, forse potrei darle qualche elemento. Gliene sarei grato, capitano. Vedo che la matassa è piuttosto ingarbugliata. Bene, ci sentiamo al più presto. D'accordo, capitano. Arrivederci. Chiedo scusa, capitano Puma della Guardia di Finanza, le faccio le mie condoglianze. Grazie. Non sapevo che Ofelia avesse una sorella gemella. Sa, il nostro lavoro era così diverso che ci vedevamo di rado. Lei era sempre in volo e io in giro con il circo. Sì, l'ho vista, è molto brava. Lo sa che pensavo che lei e Ofelia foste la stessa persona? Sì, accadeva spesso che ci scambiassero. Signorina, mi dispiace, ma purtroppo devo rientrare all'aeroporto. Arrivederla. Arrivederci. Buongiorno. Mi perdoni. Signorina, mi chiamo Franchi. Sono molto addolorato, mi creda. Sa, io e Ofelia avremmo dovuto sposarci. Ho saputo che lei, quando veniva a Roma, era ospite di Ofelia. Mi aveva parlato di lei, ma non abbiamo mai avuto modo di conoscerci. Sì, stavo appunto dicendo al capitano che con Ofelia non ci vedevamo molto spesso. Soltanto in questi ultimi giorni. Approfittando della presenza del mio circo a Roma, abbiamo avuto occasione di stare un po' insieme. Che cosa terribile. Non me ne parli, signorina. Io sono letteralmente sconvolto. Uccisa in quel modo orribile. Ora cosa fa, signorina? Torna al circo? Sì. Se è senza macchina, posso accompagnarla io? Grazie, molto gentile. Vogliamo andare? Se non la disturbo, signorina, verrò a farle una visita. Quando vuole, capitano. Arrivederla e condoglianze. Buongiorno. Prego, Caterina. Mi scusi un attimo, devo dare alcune disposizioni in magazzino. Tu e la signorina Caterina sembrate vecchi amici. È molto che vi conoscete? Sì, molto.
Quindi sarete anche in confidenza, no? Certo. Ma più o meno quanto tempo è che la conosci? Io ero così e lei così. Certo che ora ti ha superato, vero? Ma di questo ne parleremo dopo. Ora mi interesserebbe visitare il circo. Ma certo, con piacere. Venga con me. Cominciamo di qui. Quando c'è la gente qui dentro non sembra così grande. Senta, perché non fa che eludere le mie domande? Sembra quasi che la morte di Ofelia la lasci indifferente. Ah, sì? Beh, non dico che sia così, ma... Lei non conosce la gente del circo, vero? Non saprei. Ci teniamo tutto qua dentro. Lo sa che 10 minuti dopo che mia madre era morta dovetti entrare in pista a fare il mio numero? Ebbi un gran successo quella sera. Quanti anni aveva allora? Che importa l'età, diciamo che ero molto giovane. Vedendolo da vicino devo riconoscere che il fascino del circo non è solo un luogo comune. Ah, certo, non posso che essere d'accordo con lei, dato che è la mia vita. Sua sorella manteneva un tenore di vita molto elevato, lo sapeva? So che guadagnava bene. Saltutti, cosa stai facendo? Raccolgo informazioni, signor capitano. Questo è Tommy, sa certe barzellette. Bene, fammene un elenco dettagliato. Tommy, questo è il capitano Puma. Molto piacere. Tommy è come un fratello maggiore per me. Se qualcuno mi tocca, deve fare i conti con lui. Ah, non ne dubito. Pensi che una volta un domatore è dovuto salire fino lassù per sfuggirgli. Ma davvero? Oh, quando si arrabbia ha una forza spaventosa. È così cattivo? No. È molto buono, Tommy. Stia attento. Senta, non si potrebbe visitare lo zoo? Certo. Bene. Caterina, lei non mi sa dire proprio niente della vita di Ofelia? No. Quasi niente, mi dispiace. Ma non le aveva mai parlato delle sue conoscenze? Non può farmi qualche nome? Conoscenze di lavoro di cui io ero al corrente c'è quella di Franchi. Ma lei lo conosce già, vero? Per ora non me ne vengono in mente altri. A meno che... Adesso che ci penso c'è un altro nome. Quello dell'avvocato Nardi. Sì, credo che abbia una società di importazioni ed esportazioni. E qualche volta Ofelia gli telefonava. Venga, vediamo di qua. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Vorrei parlare col titolare della ditta, l'avvocato Nardi. Il dottor Nardi è assente. Chi lo desidera? Brigadiere Saltutti, della Guardia di Finanza. Dovrebbe avvisare l'avvocato Nardi che siamo venuti per una verifica tributaria. Non c'è nessuno oltre a lei qui in ufficio? C'è il ragioniere. Me lo può chiamare, per favore? Vi ho già detto che potete stare tranquilli. Sì, certo. La tributaria non ha trovato nulla. Io tengo tutto sempre perfettamente in regola. Ma no, la mia contabilità non può insospettire nessuno. Ma sì, è ineccepibile. Ma no, ho l'impressione che proprio in questo momento vi stiano cedendo i nervi e vi lasciate prendere dal panico. Ma non c'è nulla di eccezionale in un'ispezione della tributaria. Ma certo, specie se si tratta di una ditta di importazioni e esportazioni. Ma certo. No, siete voi piuttosto che dovete cercare di non commettere errori. Un biglietto anonimo. Avete trovato nulla da Nardi. E basta. C'è qualcuno che vuole che continuiamo a insistere su questa pista. Potrebbe anche essere la strada giusta. Tieni, Diorio. Però, signor capitano, Saltutti da Nardi ha controllato ogni cosa. Tutto regolare. Un'azienda modello. Mi sembra strano che non abbiate trovato niente. Quel biglietto lì, secondo me, è importante. Ha l'aria di essere stato scritto da uno che la sa lunga. Beh, certo può anche essere così, ma dai controlli non è uscito niente. L'unica cosa che forse potrebbe esserci utile, signor capitano, è l'elenco delle società che operano attraverso la ditta Nardi. E che cosa ci facciamo? È un po' poco, caro Saltutti, è vaga come partenza. No, secondo me bisognerebbe chiedere il permesso all'autorità giudiziaria per mettere sotto controllo il telefono sia dell'ufficio di Nardi sia della sua abitazione. Ecco, questa è un'idea, l'avevo pensato anch'io, capitano. Allora hai capito, Saltutti, avverti il comando. Prepara la richiesta per l'autorizzazione e basta. Thank you.
Ma che fai, ti trema la mano? Oggi proprio non ci prendi, eh? Beh, che ci vuoi fare? Ti diverti? Molto. Ho quasi finito, eh? Buongiorno, dottor Franchi. Non mi sarei mai aspettato di trovarla qui. Come ha detto? Dico che non mi sarei mai aspettato che lei frequentasse il poligono di tiro. Sparare è una cosa distensiva. Lei lo fa per lavoro e io per hobby. A proposito, cosa mi sa dire della povera Ofelia? Sa quali conoscenze avesse? Non credo di poterle essere utile. Non aveva molti amici che io sappia. E un certo avvocato Nardi. Nardi? Quello della import-export? Mi servo da lui, anche se abbastanza raramente. Certo è strano che lei mi faccia questa domanda, ma chi le ha parlato dell'avvocato Nardi? Caterina. Accidenti, sei bravissimo. Peccato che non c'è il premio. I miei rispetti, dottor Franchi. Sì, sì, stia tranquillo, signor colonnello. Avvertirò immediatamente il capitano appena arriva in ufficio. Sì, d'accordo, d'accordo. No, non so esattamente dove possa essere. Aspetti, mi sembra che... No, no, ho sbagliato, mi scusi, non era lui. La faccio chiamare, comandi. Era il colonnello, ha detto che deve chiamarlo immediatamente, sì, per cose urgenti. Sì, sì, va bene, adesso ci vado, però prima voglio ascoltare, sì, questo nastro. Dai, prepara, sottotitoli. Ti avevo detto di non chiamarmi. Lo sai che i canarini sono in amore. Già, soprattutto quello con 3 stellette. La situazione comincia a essere preoccupante, bisogna parlarne. Sì, incontriamoci al solito posto. Oh, mi raccomando, oggi è sabato. Provvedete per il legname, comincia a scottare. Il legname. Lo sa, capitano, che forse è proprio nel legname la chiave di tutto? Ma non c'era un elenco delle ditte che lavorano con Nardi, tu, specialista? È qua. Nardi, import-export, ecco, signor capitano. Però, Franchi aveva detto che lui lavora solo raramente con Nardi. Qui invece risulta che è un cliente molto assiduo. D'altra parte, la connessione più logica che ci sia per il legname è il mobilificio, potremmo anche tentare. Voglio parlarne con il colonnello. Gli uomini pronti alle 9 in abito borghese. Sì? Sì, sono io. Sì? Ah, bene, mi ha già mandato l'autorizzazione. Sì? Questa sera alle 21.30 precise faremo irruzione nel magazzino della fabbrica. Sì? Ma certo, signor giudice, abbiamo la certezza quasi assoluta. Come le ho già detto, domani togliamo le tende. Mi dispiace che ve ne andiate così presto. Mi sembrava di aver ritrovato Ofelia. Le volevo molto bene, sa. Allora le dispiace che io me ne vada solo perché le somiglio tanto? Anzi, vorrei tenermi in contatto con lei. Mi scrive il suo recapito? Volentieri. Pronto? Vorrei parlare col brigadiere Saltutti. No, il brigadiere Saltutti non c'è. Sono il capitano Puma. Senta, capitano. Finora avevo avuto soltanto un sospetto, ma ora ne ho la certezza. La calligrafia è contraffatta, ma ti riconosco. Ben trovata, Ofelia. Ma che sta dicendo, è impazzito? Non sono mai stato così lucido. Il primo sospetto l'ho avuto quando il capitano mi ha detto che a parlargli di Nardi eri stata tu. Bloccate le uscite.
Forza voi, sbrigatevi, se no facciamo notte. Tu sola sapevi che io ero il capo, perciò hai tentato di sguinzagliarmi addosso alla polizia. Una volta che l'organizzazione fosse stata distrutta, non avresti avuto più bisogno di continuare questa commedia, ma ti sei tradita. Pretendevi forse che io accettassi passivamente di essere fatta fuori e che non cercassi nemmeno di farti pagare la morte di mia sorella? Quando avete ucciso lei a casa mia, scambiandola per me, ho capito che non potevo fare altro. Dovevo farvi credere che Ofelia fosse morta. Però tu me la dovevi pagare. È per questo che ho cercato di dare dei suggerimenti, di fornire delle indicazioni al capitano Puma. Dopo avermi mischiato nei tuoi sporchi traffici di valuta e di sigarette, volevi anche farmi fuori. E andavi in giro dicendo che mi amavi. Fermi, siamo della Guardia di Finanza. Ma che cosa volete da noi? Non abbiamo fatto niente. Lì, forza! Tu, ferma quello laggiù. Ce ne sono altri là dietro? Io l'ho vista a Civitavecchia, ci conosciamo, vero? Avevi avvertito la polizia, eh? Muoviti! Corra, corra, capitano! Parte andato? Da quella parte. Fate attenzione, è un uomo molto pericoloso. Venite, venite qua. Chiamate un'ambulanza. Anche lei sapeva che era Ofelia, vero? Sì. L'ho capito per caso. Riguardando le fotografie di Caterina, lei era mancina, Ofelia no. Però la certezza me l'ha data Tommy quando mi ha detto che una volta Ofelia ha sostituito Caterina col suo numero degli elefanti. A proposito... Grazie, Tommy! Ciao! Portatelo via.
cane senza pace da quasi un anno cerca invano nella nostra grande casa il solito richiamo. Caffè amaro la mattina, le cose al loro posto, tutto come prima, ma la memoria non ritorna, la memoria di quei giorni della nostra. A trovarsi tra la gente, una festa, una vacanza, e a me non importa niente. Speranza di dormire, stanchezza e indifferenza, coraggio di sorridere a questa esistenza, ma la memoria non ritorna, la memoria di quei giorni della nostra storia. Il filo che unisce la ragione alla follia si è rotto all'interno.